4 scosse di terremoto registrate dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Il risveglio di paura a Palermo, la scossa più forte avvertita alle 8:21. Le scuole non hanno fatto entrare gli studenti e in quelle dove la campanella aveva già suonato le aule sono state sgomberate precipitosamente. Gli uffici pubblici sono stati evacuati e solo dopo ore gli impiegati sono tornati al lavoro. Oltre che a Palermo, il sisma di magnitudo 4.3 con epicentro in mare è stato avvertito lungo tutta la costa fino a Trapani. Tanta paura ma nessun danno, la scossa è stata avvertita perfino da chi si trovava per strada all'interno di impianti sportivi. La piscina comunale è stata fatta evacuare per precauzione. Tutto un tratto, io che mi giravo a testa e sono caduta in una poltrona, è stato brutto, brutto, brutto. Ho capito subito che era una scossa di terremoto, ma l'ho vissuto in maniera tranquilla. I bambini invece, incoscienti, con l'incoscienza dell'età, si sono messi a gridare, divertendosi, ah, trema il pavimento! Era già aperto e ho sentito vibrare i vetri della vetrina e il pavimento. Stavo per scappare fuori, frattanto è cessata per fortuna. Annullati 2 spettacoli dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Il prefetto ha ordinato in via precauzionale la chiusura dei plessi scolastici che hanno disdetto la partecipazione degli alunni. I bambini si sono comportati veramente benissimo, hanno rispettato lo schema da noi presentato fin dall'inizio dell'anno scolastico. Centralini dei vigili del fuoco tempestati da centinaia di telefonate di cittadini allarmati. Abbiamo avuto più di un centinaio di chiamate già nella prima ora e poi si sono susseguite in coda. Più che altro però i cittadini volevano essere tranquillizzati, abbiamo fatto qualche verifica ma non è stato evidenziato fino al momento nessuna lesione particolare, quindi con questo vorrei tranquillizzare la cittadinanza.